Ciao amici di amore, benvenuti nel canale Annalisa Superstar. Chi comincia bene a metà dell'opera, non ricordarsi il proprio nickname, diciamo che è proprio un ottimo inizio. In questo video ti mostro qualche prodotto nuovo che ho acquistato. Ho fatto un po' di rifornimento perché ho finito diverse cose che ovviamente poi vedrai nei prodotti finiti, cose di make up, vabbè, comunque parliamone. Allora, prima di tutto io devo aprire questo correttore, così finisco anche questo, che è il correttore Dior, che è Dior Skin Star. Questo è il secondo, il terzo non mi ricordo, che ho acquistato. E ogni volta ci sono le lotte tra me e questo coso, tra cui il rischio di tagliarmi le mani. Vai che lo stai scassando. Va bene, lo faccio dopo, fa niente. Sempre lo stesso di MAC, primer prep and prime di MAC di 24 ore. Non lo so se ci arrivo a 24 ore, però buono è buono. Allora, mi ha preso il vizio di parlare da deficiente, proprio deduzione, conclusione, gioia gaudio, perché io guardo un cartone animato che registro, oppure mi guardo le repliche, che si chiama Bob's Burger. Io ho due personaggi, la prima è Tina, che è la figlia grande, che emette suoni che potenzialmente emetto pure io, tipo la trovo divertentissima, che ogni tanto Tina si blocca e fa che ogni tanto rido. Scusami, nel frattempo zoom. Sono indecisa se mettere prima la CC cream, perché ho preso una CC cream. Allora, prima metto questo, che è il primer viso. Se mi vedi così stonata è perché in realtà sono stonata, perché praticamente io ho deciso che non è più necessario dormire. Perché dormire? Per perdere questo tempo a dormire? Perché? È solo un primer luminoso di Smashbox, non è male, c'è di meglio però obiettivamente. Questa la confezione si chiama Photo Finish Foundation Primer Radiance with the Hyaluronic Acid. Sono stonata oggi, ma mi trucco tipo con queste due, che sono quelle che c'ho in giro io, che uso tutti i giorni. Mi trucco con poco trucco. Che ne pensi? Mi trucco con poco trucco. Ho comprato questa, che è una CC cream della Herborian Korean Skin Therapy Shine Illuminator New Visage All Definition. Io di questo brand ho sempre utilizzato la BB Cream, che mi piace tanto. Non c'era il colore che compro di solito, perché io la compro molto spesso questa BB Cream, a dirti il vero, di questo brand, ma non c'era il colore che mi serviva. Ho detto, senti, guarda, ne approfitto e provo la CC Cream, perché la CC Cream non l'avevo mai provata. E allora, come vedi è bianca, però è di quelle che poi quando fai così... Sì, si colorano, ecco. Che cavolo, volate i capelli! No! No, sto spalmando tutto! No, mi devo svegliare, cioè sono veramente rimbambita. Non posso stare così tutto il giorno. Io sti prodotti all'Herborian mi trovo una meraviglia. Il Sephora. Adesso io devo riprovare ad aprire questo coso qua, perché aspetta che mi rizoom indietro, ok, sì, così si vede meglio questa bella faccia. Ho mangiato una sfoglina, ero molto contenta, c'avevo le sfogline. E mi sono nauseata, non sono più abituata, porca miseria, non sono più abituata a mangiare cose dolci, soprattutto la mattina. Mi sono... ce l'ho fatta! Bravissima! Sai che quando l'hai visto piricullo qua, recuperi praticamente il prodotto, perché qua dentro ce n'è ancora un macello. Io lo so che questo coso serve proprio per scaricare il... Io lo so che questa cosa serve proprio per scaricare il prodotto, ma dovrebbero fare a questo punto un pennellino un poco più lungo. Giusto che magari ci sono persone che non fanno questa cosa che sto facendo io e praticamente buttano un bel po' di prodotto. È tutto magna magna. Ah, questo correttore... Ah, cavolo, lo spugnino dimenticato. Ma che oggi? Vado a prendere la spugnina. No, aiutatemi. Questa sfoglina mi ha nauseata. Ma perché non ho dato questa sfoglina? Dovevi...
Oh, spogliere, ho fatto venire pure mal di testa. Allora, sono andata a prendere questa, che è la spugnettina per il correttore della Real Techniques. Questo correttore va sfumato immediatamente, perché se non si sfuma immediatamente si pietrifica. È una figata da una parte, perché si fissa, va bene, ne prendiamo tutti serenamente atto di questa cosa, però poi diventa proprio brutto perché si crepa e non, ovviamente non mi piace. La sfoglina mi ha uccisa. Ma perché non mangiata? Ero contenta, non mangiavo una sfoglina da anni. Niente, ci ho ripensato perché oggi ho proprio una faccia da... Quindi prendo questa, che è la Semi Sweet Nine Lines di MAC. È con un pennellazzo della Real Techniques. Questo pennellazzo si chiama... pennellazzo, non faremo niente. Real Techniques, questo si chiama By Sam & Nick, ne prendiamo atto. Si chiama Instant Pop Shade Brush. Mi metto questo, Senapino, questo che ti dico subito come si chiama, 1, 2, 3, prima linea, Outre, ma forse io già un trucco con Outre l'abbiamo fatto, allora mettiamone un altro, quale mettiamo? No, mettiamo Outre, sì. Ma perché sto con questa cosa messa qua così? A te mai capita, a certe volte metti i trucchi, stai con la mano alzata, a me capita spesso, così come tipo quando metti in mascara... Mi capita? Quando faccio io mi inquadro con gli occhi, ma sono messa. Tra l'altro, un'altra cosa che tipo, beh, quasi per ridere, no? Certe volte quando faccio le cose esco la lingua. In casa Superstar non mi si vede, no? Perché gli inquadro solo le mani e solo l'azione, no? Ma spesso e volentieri quando faccio le cose non è stato qui. Questi sono i miei trucchi senza trucchi, cioè che poi se ci penso sono truccatissima, ma è trucco senza trucco. Eyeliner, per tutte le amiche di amore che mi dicono: Lisa, lo fai un video su come si mette l'eyeliner? In realtà c'è il video online, l'ho caricato un po' di tempo fa. Ragazzi, c'ho sta sfoglina che mi sta ammazzando, mamma mia, è dolcissima. Allora, ciao amici di amore delle sfogline, ti dicevo, c'è un video online che, se mi ricordo, metto qui la scheda. Sarebbe straordinario se me lo ricordassi. Ah, oh, mamma mia, allora devo stare il correttore. Oh mio Dio, il correttore. Amici di amore, mi accingo a fare le sopracciglia. Prima le pettino. Bene, 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 bene. Che dovrei andare a Burbar. Camurria, mi sono sporcata i capelli. Ma come si fa? È la sfoglina, comunque mi ha devastata una sfoglina, ma come si deve fare? Allora, comunque, allora, pettino qua accuratamente le sopracciglia, ok, e utilizzo il Cabrer numero 3, che ha il pennello più sporco della storia. Aspetta, perché già pure ieri mi stavo truccando e ho detto, cioè praticamente io ho messo 800 grammi di prodotto. Guarda, ho combinato un macello. La mattina mi devo dare una bella svegliata. Diciamo che per adesso, ma sembro una rintronata, veramente. No, sono rintronata. Vabbè, comunque, numero 3, che come vedrai è abbastanza scuro pure il numero 3. Te lo immagini, io c'ho il 4 e il 5. Comunque il 3, col 3 mi trovo abbastanza... La 1, la 2 o la 3. Vabbè, storia archiviata. Allora, ho messo il prodotto e lo sfumo così si scarica e lo spalmo alla perfezione. Vedi che il 3. Te lo giuro, sono anni. Io ogni volta che sento dire 3 o devo dire 3, faccio 3. Comunque, vedi che il numero 3, nonostante sia abbastanza chiaro nella confezione, più risulta così carico. Immagini che c'è il 5. Il 5 è sempre con la Semi Sweet Nine Line di MAC. Prendo il numero 1, che come al solito, scusami, la sto tenendo ferma. Come al solito, totalmente fuori inquadratura, ero messa qua sotto, ho detto prendo il numero. Prendo questo, che è quello chiaro, che ti dico subito come si chiama. Si chiama Drawing Blank. Lo metto qui, che è qua sotto, sopraccigliale. Anche se credo che sia arrivato il momento dell'anno in cui io possa cominciare a osare
osiamo, ragazze, osiamo con qualcosa di più acceso, cioè non acceso, luminoso. Ma picciola, quella sfoglina mi sta devastando, mi gira pure la testa. Ciao, sono Lisa, non mangerò mai più sfogline. Altro prodotto nuovo, avevo bisogno di un mascara, visto che c'era questo kit da Sephora, che è Dior Show Iconic Overcure, che è questo qui, base mascara, Dior Show Maximizer 3D, proviamolo per oggi perché non l'ho ancora provato, obviously, vediamo un poco come si comporta, è bianco, con quelli L'Oreal da 9 euro. Questo è, ma lo devo far asciugare, come funziona? Intanto mi dà Maximizer 3D, ciao, è proprio Maximizer. Io non sopporto questi applicatori. Indovina chi è? Mamma, sicuro mia madre, sicuro mia madre. A quest'ora sono io, infatti. Mamma, buongiorno. Mamma, tutto a posto, mi sto truccando. Mi senti? Mamma, ho mangiato una sfoglina, mi ha devastata. Una sfoglina con la marmellata, mi ha uccisa. Bicarbonato, dici? Ma per una sfoglina? Ah, vero, possibile che mi ha fatto indigestione. Ma una sfoglina possibile mai? Però accade nelle migliori famiglie di avere delle sfogline in casa, mamma. Adesso c'è anche l'allarme. Allora, come blush con l'allarme in sottofondo utilizzo questo, che è un altro prodotto nuovo, però questo non l'ho comprato, mi è stato omaggiato dalla Benefit, che si chiama Gold Rush. Ti faccio vedere il colore. È questo colore. Ed è, ma sembra luminoso, secondo me poi sul viso non è tutto questo grande scintillio, a dire il vero. Pensavo che fosse decisamente più luminoso, invece no. Tanto fa un profumo. Vabbè, come al solito lucida labbra in auto. E come al solito devo dire che guarda che questi stacchi. Certe volte tante persone mi dicono: sì, comunque hai esagerato col fondotinta. Ma io fondotinta non li posso. Quindi è una questione di luce di camera. Così come il viso appare più rotondo, gli occhi appaiono più rotondi, mi cambia il colorito. È proprio una questione solo ed esclusivamente di camera. Allora, l'effetto sfoglina devo dire che mano a mano è scemato. Quindi mi sento decisamente meglio. Ora ho avuto momenti di psichedelia alla sfoglina. Allora, devo andare dal parrucchiere a sistemare questo taglio perché sembra un po' Fantaghiro, guarda, però Fantaghiro, guarda, Fantaghiro. Devo sistemare il colore, anche se è così freddo, perché vedi, sta diventando freddo il colore. In camera mi dispiace, viene esattamente un'altra cosa. Te lo dico molto spassionatamente. Decisamente più caldo nell'anteprima e molto più freddo quando io lo guardo allo specchio. Comunque voglio farli leggermente più freddi, ma proprio questione di niente più freddi, nella speranza che anch'io possa andare al mare quest'anno. Non ci credo neanche io quando lo dico, comunque. È cosa bellissima. Io abito 10 minuti al mare. La cosa bellissima è questa. Spero di averti tutto compagnia. Non dimenticherò di lasciare un pollice in su se anche tu mangi le sfogline. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao. 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 Sì, ora allora arrivo ad aggiustare i capelli e fanno schifo. Ciao.